Processo Ruby Ter, Berlusconi ancora al San Raffaele, domani la sentenza. Università, ritorno in aula, forse a maggio. Ampliamento distilleria d'Eta, polemica tra il sindaco e il comitato. Per lo sport, il calcio, il Siena vince 1-0 contro il Gavorrano. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Iniziamo con la cronaca. Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale tra Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore intorno alle 14.05. Una Fiat 16 guidata da un uomo di 80 anni è finita fuori strada cadendo in una scarpata. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118, ambulanza e automedica, i carabinieri di Montalcino e i vigili del fuoco. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti, ma si pensa a un malore dell'uomo. Sentenza Ruby Ter a Siena, Berlusconi resta al San Raffaele, domani la sentenza del processo che era slittata lo scorso 8 aprile. Ce ne parla Simona Sassetti. La sentenza per lo stralcio senese del processo Ruby Ter, che vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari, è prevista domani. Il cavaliere è ancora al San Raffaele di Milano, dove si è ricoverato 8 giorni fa per controlli post-Covid, come precisato dal suo staff, motivo per cui i suoi avvocati hanno ottenuto il rinvio, il quinto, per legittimo impedimento dell'ultima udienza fissata l'8 aprile scorso. In questi giorni era circolata la voce di un Berlusconi tentato dall'idea di presentarsi davanti a giudici per raccontare la sua verità, ma raccontano fonti azzurre all'ADN Kronos che l'ex premier dovrebbe restare in ospedale seguendo il consiglio dei medici d'intesa con i legali. Non si muoverà dunque da Milano il presidente di Forza Italia, che oggi intanto ha incassato la solidarietà di Matteo Salvini. Anche lui alle prese con alcuni processi tra Catania e Palermo. Ho sentito Berlusconi sia ieri che l'altro ieri, afferma, gli unici a processo vero siamo io e lui, rivela. I suoi avvocati mi chiederebbero di star zitto, ma penso che non sia degno di un paese civile quello che sta subendo Berlusconi ancora in questo periodo in diverse procure. Ritengo che a Siena ci sia tanto da capire, non niente da capire, conclude. Dal ricovero avvenuto il 6 aprile scorso, dopo la Pasqua trascorsa in Provenza a casa della primogenita Marina, Berlusconi è rimasto in silenzio. Allo stato attuale non si sa quando sarà dimesso. Si parlava del rientro a casa in settimana, bisognerà aspettare domani per vedere cosa succederà. Polemica tra il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli e il Comitato per la Difesa e la Tutela della Valdelsa, che ha contestato l'ordinanza del primo cittadino sulla sospensione dell'attività della distilleria d'Eta nel periodo notturno. Il servizio. La posizione che fino a questo momento il Comitato per la Tutela e la Difesa della Valdelsa ha assunto nei confronti dell'ordinanza sindacale emanata nei confronti dell'azienda d'Eta ci lascia interdetti e ci stupisce. Così il sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli, e la sua giunta commentano e replicano ai membri del Comitato per quel che hanno espresso rispetto alle disposizioni del documento. Il Comitato, nato per opporsi all'ampliamento della distilleria, si era detto basito per l'ordinanza di Baroncelli, definendola sempre derogabile, perché, facevano sapere i cittadini, c'è un'eccezione legata alle notti caratterizzate da velocità del vento superiore a 1,5 metri al secondo. Il provvedimento che decide la sospensione dell'attività della distilleria d'Eta nella fascia notturna, replica il primo cittadino, è stato adottato su proposta degli enti competenti, in primis ARPAT, dopo controlli e verifiche in loco. L'ordinanza, precisa Baroncelli, non altera né introduce elementi distorsivi, ma è stata emanata a seguito di un programma di verifiche condotte dagli organi tecnici di ARPAT, ribadendo come ad oggi la distilleria d'Eta è rimasta spenta come da ordinanza e il controllo della centralina ha verificato l'efficacia delle misure imposte. È davvero spiacevole, afferma il sindaco, che si adombri la scorrettezza dell'azione amministrativa e degli organi tecnici che vi stanno lavorando con serietà, trasparenza e professionalità. E se da una parte Baroncelli non chiude il dialogo, il comitato invita il sindaco a non accettare supinamente i dettami di altro ente, il quale, magari involontariamente, sostengono i cittadini, non aveva ben analizzato la reale portata di 1,5 metri al secondo.
Dopo il decreto che prevede la presenza al 25% allo stadio olimpico in occasione di 3 partite di calcio europee, si era pensato a qualche spiraglio per poter fare il palio. Ma sono 2 cose ben distinte e diverse, ha detto il sindaco De Mossi. Sentiamo. Stadi aperti, ma Piazza del Campo rimane chiusa al palio. La notizia che il pubblico possa prendere posto sugli spalti negli stadi in occasione delle partite di calcio europee ha cambiato un po' le carte in tavola. L'assenso è arrivato dal governo centrale, così lo stadio olimpico potrà ospitare fino al 25% della sua capienza in occasione delle 3 partite europee di giugno. Una notizia che aveva fatto sperare in qualche possibilità anche per il palio, ma le 2 cose hanno poco in comune. Siena infatti non si limita a vivere un singolo evento che in parte potrebbe essere gestito. La città intera vive il palio ed è impossibile contenere l'entusiasmo dei popoli e della città. Il tema del palio è un tema più complesso, perché intanto non c'è soltanto l'accessibilità alla Piazza del Campo e ai palchi che vi sono allocati, ma c'è il tema del raggiungimento da parte delle contrade dalla stalla alla Piazza del Campo e comunque da tutta la città da parte dei contradaioli che abbiano la contrada in piazza oppure no per quanto riguarda la Piazza del Campo. Perché non è tanto il problema dell'accesso alla Piazza del Campo, perché lì in qualche modo, pur con grandi difficoltà, un sistema lo potremmo anche trovare. Il tema è che poi il nostro rito, che non può essere sacrificato, si declina con una vicinanza, con un contatto e quindi sappiamo bene quali difficoltà ci possono essere. È una città in movimento, ecco, nei giorni del palio. Con il passaggio dalla zona rossa alla zona arancione, che ha interessato la regione toscana in questa settimana, gli studenti delle scuole superiori sono tornati in classe, ma la didattica a distanza continua nelle università che per la ripresa hanno bisogno di più garanzie e tempo. Il rettore Francesco Frati spera di poter riaprire le aule per maggio. Sentiamo. La zona arancione che interessa da lunedì la regione toscana significa ritorno tra i banchi di scuola, ma non per le università che, essendo meccanismi più complessi, hanno bisogno di più garanzie per poter riprendere con la didattica in presenza. Consapevoli del fatto che per le università la cosa è un po' più complessa, perché chiaramente noi non possiamo aprire e chiudere in tempi relativamente brevi come succede alle scuole, quindi la riflessione che abbiamo fatto è quello di attendere ancora a monitorare gli sviluppi dei prossimi giorni. Appena sarà chiaro che l'essere tornati dalla zona rossa in zona arancione non è un fuoco di paglia, ma è effettivamente l'inizio di un processo di uscita dalla fase più critica della pandemia, in quel momento la voglia di tutti è quella veramente di rivedere i nostri studenti in classe, auspicabilmente nelle ultime settimane di questo secondo semestre dell'anno accademico 2021. Siamo consapevoli del fatto che fisiologicamente, al momento in cui noi decideremo di tornare a fare didattica in classe, in aula comunque ci sarà una fetta di studenti che magari continuerà a preferire di seguire le lezioni a distanza. Questo probabilmente allenterà molto la pressione delle nostre aule e immagino ci permetterà anche di non dover ricorrere a quelle aule esterne che comunque la città ci aveva offerto, dando grande disponibilità all'università e, aggiungo io, uno straordinario senso veramente di responsabilità e di coesione in un momento difficile. L'ospedale delle Scotte di Siena ha avviato uno screening cardiaco post-infezione da Covid per permettere agli atleti di tornare all'attività sportiva in sicurezza. Ce ne parla Teresa Scarcella.
un'attività di screening cardiologico sugli atleti che hanno contratto il Covid-19 per permettere loro, una volta guariti, di ritornare all'attività fisica e sportiva in sicurezza. È quella condotta dalle Scotte di Siena, in particolare dalla WOC, Diagnostica Cardiovascolare, in collaborazione con la Medicina dello Sport Territoriale, dietro prenotazione da effettuare tramite CUP. Lo screening cardiologico è assolutamente fondamentale dopo un'infezione da Covid, perché studi hanno riportato un coinvolgimento del sistema cardiovascolare in una percentuale non trascurabile dei pazienti, anche in coloro che hanno avuto delle forme più lievi di malattia. Partiamo sempre con una valutazione che comprende la visita, quindi l'esame obiettivo e l'anamnesi, perché le informazioni di come è decorsa la malattia sono fondamentali. Poi un elettrocardiogramma a riposo e un ecocuore. Dopodiché, sulla base di quello che viene riscontrato, si possono fare ulteriori accertamenti, come l'holter delle 24 ore, che è mirato in buona sostanza a valutare la presenza o assenza di aritmia, e un altro esame molto importante è il test cardiopolmonare. Perché? Perché il test cardiopolmonare ci consente di valutare la risposta sia cardiocircolatoria che respiratoria durante sforzo, e quindi in buona sostanza ci consente di capire se il paziente ha una risposta normale durante esercizio oppure no. L'attività clinica è affiancata anche da progetti di ricerca finalizzati a studiare cosa effettivamente accade a livello cardiaco durante e dopo un'infezione da SARS-CoV-2. Chiaramente, per rassicurare tutti, nella maggior parte dei casi non si tratta di coinvolgimenti particolarmente gravi ed importanti, tuttavia in una percentuale non irrisoria anche nelle persone giovani si possono avere dei coinvolgimenti del cuore che necessitano ovviamente di essere innanzitutto riconosciuti e poi eventualmente trattati. Adesso parliamo di un'eccellenza del nostro territorio. Ostosa Cucine sfida la crisi e, oltre a chiudere un 2020 in crescita, progetta nuovi investimenti. Sentiamo Simona Sassetti. Nel periodo di piena pandemia, Ostosa Cucine ha confermato di essere uno dei top player del suo settore di riferimento, concludendo l'anno in crescita e conseguendo un'importante ripresa del mercato Italia ed estero. Diciamo che il merito principale è stato questo interesse fortissimo alla riapertura da parte dei consumatori verso il rinnovo dell'arredamento e quindi della cucina. Per cui, ecco, diciamo che ci diamo un buon merito, ma per una parte diciamo che il fatto di rivivere la casa, il fatto di stare a casa, ha portato al rinnovamento dell'ambiente. Quindi la cucina, che è un prodotto, naturalmente è prodotto tra i più tecnologici della casa, è ovviamente stato interessato e continua ad esserlo, e ci auguriamo che continui ad esserlo. L'azienda ha inoltre deciso di investire 35 milioni di euro per la realizzazione di una innovativa factory di 27.000 metri quadri che prenderà vita nella proprietà dell'ex Cotto Montecchi. Il nuovo lotto sarà dedicato alla fascia più alta dei prodotti Ostosa e ospiterà impianti di ultima generazione. Era già nell'area, noi avevamo già appunto organizzato questo nuovo piano industriale che praticamente collegherebbe due stabilimenti: lo stabilimento realizzato nel 2018 denominato Lotto 1, che si occupa di fare le prime lavorazioni del legno, quindi il taglio, la bordatura, con l'attuale sede che invece è la sede logistica operativa di assemblaggio e diciamo l'headquarter, se vogliamo chiamarlo in termini più propri. In mezzo a questi due stabilimenti abbiamo acquistato un lotto che era, diciamo, una ex fornace, un lotto di 60.000 metri quadrati di terreno sul quale andremo a demolire l'attuale struttura e andremo a realizzare in due step, questo è l'obiettivo, un nuovo stabilimento tecnologico per l'assemblaggio del mobile. Quindi sostanzialmente non dovremmo essere lontani da raggiungere quasi il chilometro di facciata lungo la Cassia. Ci spostiamo in Valdelsa. A Poggibonsi si incontrano la via Francigena e la via Romea. Approvata infatti nell'ultimo consiglio comunale la variante di collegamento. Un passo ulteriore verso la valorizzazione delle vie storiche della città. Lo definisce l'assessore al turismo Fabio Carrozzino.
Doppia approvazione unanime in Consiglio Comunale per due atti legati alle politiche di promozione turistica. Approvata a Poggiomonsi la variante di collegamento tra la via Romea Sanese ed il tracciato Fondovalle Poggiobonizio. La via Romea Sanese attraversa 8 comuni da Firenze a Siena con un tracciato lungo 78 km, approvato e riconosciuto dalla Regione Toscana nel 2009. I comuni interessati al tracciato hanno siglato una convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di promozione turistica e manutenzione, riconoscendo nel comune di Castellina in Chianti l'ente responsabile. La variante approvata collega la via Francigena con la via Romea Sanese tramite il tracciato sul territorio poggiobonsese denominato Fondovalle Poggiobonizio. Un collegamento importante per tutti i soggetti coinvolti ed un passo ulteriore verso la valorizzazione delle vie storiche che interessano Poggiobonsi, afferma l'assessore al turismo Fabio Carrozzino. Per i comuni che insistono sulla via Romea Sanese, questa variante rappresenta la possibilità di congiungersi alla via Francigena attraverso il percorso presente sul nostro territorio. Per l'assessore, in sostanza, è il fulcro strategico di scambi viari di interesse storico-artistico. Inoltre, il Consiglio Comunale, nella seduta dell'8 aprile, ha approvato l'adesione a Terre di Siena Slow, un atto con cui si porta a compimento un impegno assunto nell'aprile 2018, a cui è seguita nel settembre dello stesso anno la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa con la provincia di Siena, 22 comuni, l'Unione dei Comuni della Val di Chiana e varie associazioni sportive per un'operazione di valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo di un prodotto turistico omogeneo dedicato al cicloturismo e alla mobilità dolce. Allestito lo spazio Monteriggioni in Arme all'interno dell'ufficio turistico del castello. Si tratta di un percorso didattico con esposizioni e raffigurazioni di scene di battaglia del XIII e XIV secolo. Il visitatore può davvero toccare la storia con mano, afferma l'assessore alla cultura Marco Valenti. Finito il lavoro degli allestitori su Monteriggioni in Arme, il percorso didattico creato nel 2008, allestito all'interno dell'ufficio turistico del castello, è nato in seguito allo stretto legame di Monteriggioni con la storia e la ricostruzione storica. È articolato in 4 sale, dedicate al periodo in cui Monteriggioni fu avamposto militare della Repubblica di Siena. Ogni sala, dedicata a un secolo diverso fra il XIII e il XIV, ospita accurate riproduzioni di arme e armature presumibilmente in auge nella zona, correlate da pannelli bilingue che illustrano la storia locale e le tecniche di assedio e di difesa tipiche di un castello medievale. I pezzi esposti sono stati realizzati rispettando le tecniche antiche, rifacendosi a elementi originali ove esistenti e a coeve raffigurazioni di soldati e scene di battaglia. La visita prevede che il pubblico possa indossare o provare alcune delle armi o parti di armature, così da poter dar vita ad un'esperienza che risulta molto gradita. Preparandosi alla possibile ripartenza estiva del turismo, l'amministrazione comunale ha dato incarico alla società Monteriggioni AD 1213 di procedere alla risistemazione delle strutture e delle ricostruzioni esposte. Il lavoro pratico, affidato agli allestitori e ricostruttori Gianfranco De Cao e Massimiliano Righini, ha avuto termine in questi giorni, riportando in ottimo stato abiti, armature e armi, che hanno trovato una nuova collezione all'interno delle stanze. L'uso da parte delle persone e l'usura del tempo di tali attrezzature rischiavano di compromettere definitivamente il fascino detenuto da questa attrattiva, dichiara l'assessore alla cultura e al turismo Marco Valenti. Oggi sono rientrate a Monteriggioni come nuove e pronte per contribuire a soddisfare quel bisogno dei visitatori di toccare con mano la storia. Gli orti leonini di San Quirico d'Orcia riaprono completamente al pubblico dopo il complesso intervento di restauro e manutenzione del verde durato più di un anno. Lavori finiti al centro delle critiche di alcuni politici locali, ma che sono stati valutati eccellenti dalla soprintendenza, tanto da essere presi ad esempio sul fronte botanico dai giardini di Boboli a Firenze. Un'operazione importante in tempi di pandemia da Covid che fa sicuramente bene anche al turismo. Sentiamo. Gli orti leonini di San Quirico d'Orcia, gioiello verde e esempio di classico giardino all'italiana del 1500, riaprono al pubblico. Sono terminati infatti da qualche settimana i lavori di messa in sicurezza e restauro del parco storico monumentale, un intervento del valore complessivo di circa 220.000 euro che si era reso necessario per la messa in sicurezza del giardino, per il recupero della ragnaia e per il miglioramento funzionale dell'intero parco. Dopo gli abbattimenti e le potature delle piante censite,
visite sono state effettuate 39 nuove piantumazioni e altre saranno realizzate nei prossimi anni per non appesantire il sesto d'impianto. Un intervento che restituisce oggi un giardino in totale sicurezza e in piena funzionalità sia strutturale che agronomica oltre che botanica, ma anche un giardino in piena fruibilità da parte dei cittadini e dei turisti che avranno a loro disposizione uno spazio di straordinaria bellezza da poter vivere in ogni momento dell'anno. Lavori che, nonostante le iniziali critiche infondate da parte di alcuni esponenti politici locali, sono stati effettuati in modo impeccabile, tanto da essere presi ad esempio sul fronte botanico direttamente dai tecnici dei Musei Uffizi di Firenze per il restauro del Giardino dei Boboli. Una riapertura che sicuramente in questo periodo di grande sofferenza può rappresentare una nuova ripartenza per il turismo della Val d'Orcia, profondamente colpito dalla pandemia. Apriamo la nostra pagina sportiva, il calcio. Il Siena ha vinto per 1-0 sul campo del Follonica Gavorrano grazie al gol di Luca Orlando. Vittoria anche per la Pianese sul Trestina, mentre il Lornano Badesse ha pareggiato 2-2 contro Ostia Mare. Brutta sconfitta per la Sinalunghese che ha perso 4-0 contro il San Donato Tavarnelle. Sentiamo. Il Siena dà continuità alla vittoria di domenica contro il Cannara e sul campo del Follonica Gavorrano si impone per 1-0. A realizzare il gol decisivo è Luca Orlando su assist di De Angelis. Per il numero 11 si tratta della prima firma in maglia bianconera. Il Siena, dopo un primo tempo in cui ha costruito molto senza riuscire a finalizzare, nella seconda frazione di gioco, dopo il gol del vantaggio, è stato costretto a soffrire nella propria metà campo, ma i tre punti portati a casa sono preziosissimi per la classifica. Ma è la bravura dei ragazzi, la bravura della squadra, del gruppo. Sapevamo che dopo la vittoria di domenica riconfermarsi non era una cosa semplice, soprattutto in questo campo e contro questa squadra. Siamo stati molto molto bravi oggi, siamo stati corti e stretti tra i reparti, siamo stati molto bravi nella gestione della palla, molto bravi quelli che hanno giocato e quelli che sono subentrati, sono stati eccezionali. Dopo il sì del governo, come abbiamo sentito dunque, alla presenza al 25% del pubblico allo stadio olimpico per gli europei di calcio, è arrivata la reazione di FIP e FIPAV che hanno chiesto di avere chiarezza, di poter avere il pubblico per questa fase finale di stagione e di poterne parlare con il governo. Sentiamo Simona Sassetti. Aprite al pubblico anche per basket e pallavolo, l'appello congiunto di Gianni Petrucci e Giuseppe Manfredi, rispettivamente i presidenti della FIP e FIPAV, dopo l'ok del governo alla percentuale di pubblico all'Olimpico per gli europei di calcio. I due presidenti ritengono la scelta un segnale di speranza per l'intero movimento sportivo, ma allo stesso tempo chiedono con altrettanta serenità ma chiarezza analogo provvedimento per le due discipline che rappresentano tra gli sport di squadra le più importanti in realtà dopo il calcio. Durante la stagione 2021 la Federazione Italiana Pallavolo ospiterà importanti manifestazioni, tra cui le final di Champions League che si terranno a Verona sabato 1 maggio con due formazioni italiane, Trenta nel maschile e Conegliano nel femminile, ma molta attenzione sarà riservata anche al settore giovanile con i campionati del mondo maschile Under 21 in programma a settembre. Allo stesso modo la Federazione Italiana Pallacanestro organizzerà attraverso le proprie leghe i playoff dei principali campionati italiani maschili, nonché degli importanti incontri amichevoli delle proprie nazionali in preparazione del torneo preolimpico maschile in programma a Belgrado tra il 29 giugno al 4 luglio, del campionato europeo femminile in programma dal 17 al 27 giugno. Per questo sia Manfredi che Petrucci ribadiscono la loro disponibilità per un incontro con il governo al fine di consentire una riapertura degli impianti di gioco. Esprimo totale supporto ai presidenti delle FIP e FIPAV, condividendo in pieno la loro richiesta di considerare la presenza del pubblico anche per le partite legate a queste due discipline, lo ha detto in una dichiarazione all'ANSA il presidente del CONI Giovanni Malagò. Sono sicuro, aggiunge, che il governo, dopo la significativa apertura relativa agli europei di calcio, considera l'istanza con apprezzata sensibilità che ha dimostrato in queste ore, con la speranza che possa regalare un ulteriore segnale di speranza, aggiunge, a tutto il movimento sportivo per concretizzare la tanto attesa e auspicata ripartenza. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora io vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo e alle 21.30 con il nostro Andrea Radi e il suo Planet Basket. Poi c'è la replica del nostro TG, mentre alle 23.10 circa vi riproporremo la replica della gara di basket, il derby di Serie C Silver tra Vismederi Costone e Menzana Basketball. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.